Continuano incessanti gli attacchi russi in Ucraina. Le bombe cadute nella notte hanno provocato la morte di più di 50 persone, tra cui un bambino di 10 anni schiacciato dalle macerie di un palazzo. Alla Duma intanto si discute la revoca del bando sugli esperimenti nucleari. Putin ribadisce che la missione di Mosca è quella di costruire un nuovo mondo e sottolinea il perdurare dell'eccessiva arroganza da parte dell'Occidente. I russi hanno testato con successo il supermissile nucleare che, a dire del loro presidente, può arrivare ovunque.